Sacrifici, 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 sacrifici. Basta! Ladies and gentlemen della magia youtubesca, addentriamoci in qualcosa di nuovo, di mai visto. Sono certo che tu in questo canale di YouTube non abbia mai visto parlare di figurine della magia, nella fattispecie di Brothers War, che dovranno ancora uscire, lo faranno il 18 di novembre a casa tua direttamente, se te le sei comprate su Amazon. Quindi facciamolo oggi per la prima volta. E guardalo tutto il video per editare questo video. Non ho dormito questa notte, sappilo. Costo uno blu, uno nero. Evangel of Synthesis. Creatura, umano, chierico, firexiano. Quando entra in gioco, pesca una carta e scarta una carta. Fintanto che hai pescato due o più carte in questo turno, Evangel of Synthesis guadagna più uno più zero e a minacciare. Questa è una carta fortissima che ci indica la meccanica della Gilda Dimir all'interno di Brothers War per quanto concerne il Limited. Ed è fortissima semplicemente perché appunto è engine di quella meccanica e se stessa funziona grazie a quella meccanica. Ti attiva il ti attiva la seconda pescata nel turno, ti cicla anche qualcosa di brutto e poi lui stesso diventa una creatura fortissima, un 3-3 minacciare tutte le volte che andrai a triggerare la sua abilità. Questa è fortissima, core all'interno dell'archetipo. Pensate a questa carta in Pradisan, quanto sarebbe diavolo forte. Dimentica la strada. Wasteful Harvest, costo 3, instant, 1005. Tu puoi mettere un permanente carta tra le carte millate in questo modo della tua mano. Potenzialmente buono, dobbiamo capire se è forte il mazzo che si self milla in Limited, che sarà sicuramente verde-nero come di consuelo, però ancora non ho capito quali sono sti payoff del millaggio, di avere un cimitero grosso, forte. Sarà con il numero di creature, penso. Se hai X creature nel cimitero, fai cose. L'abbiamo visto con la comune nera fortissima, quella a costo 5. Instant esile una creatura, o un planeswalker, mi sembra. Si sconta di uno per ogni creatura nel cimitero, no? Ecco quello, quel discorso là. Questo è bello, un bel modo per millarsi e ti riprendi pure una carta in mano. Certo, però non ha un body. Avrei preferito fosse una creatura con un body. Però 5 carte millate sono veramente tante. Sono veramente tante. Gnawing Vermin, Uncommon, Rattide. Ma si sta mordendo la coda. Quando entra in gioco un giocatore bersaglio milla 2. Quando muore, una creatura che non controlli guadagna -1/-1 fino alla fine del turno. Ok, quindi è un Shambling Ghast che non mette tesori. Però milla è forte. Mi sembra abbastanza buono. Un archetipo millazio. Dobbiamo capire sto millazio se serve a qualcosa. Hero of the Dunes, costo 5, 3-2. Quando entra in gioco fai tornare un artefatto o una creatura con costo di mana 3 o meno dal tuo cimitero in gioco. Mamma mia. Le creature che controlli con costo di mana 3 o meno guadagnano +1/+0. Bomba clamorosa, bianco-nero, fortissimo. Bomba da limited, totale tipo. Il bianco e il nero abbiamo capito che vogliono resuscitare le cose. Abbiamo visto un resuscita mostro nero, sempre non comune. Abbiamo visto un resuscita mostro bianco, sempre non comune. Uno era per creature planeswalker, l'altro per artefatti incantesimi. Li abbiamo visti nelle puntate precedenti. Archimian Avenger, costo 6, 5-5. Con un mana, abilità attivata, fino alla fine del turno Archimian Avenger guadagna -1/-1 e guadagna un'abilità a tua scelta tra volare, cautela, detach o rapidità. Non è male, perché all'improvviso può avere detach, all'improvviso può avere rapidità. Se lo giochi nel tuo turno, no? Se hai un mana in più, boom, 4 danni. Cautela se vuoi rimanere in difesa, o volare se vuoi che sia evasivo. Puoi attivare più volte, giusto? Certo. Però più volte lo attivi, meno danni farai, ecco. Carino, secondo me. Carino, carino. Goblin Blast Runner. Un mana 1-2. Guadagna +2/+0 e a minacciare. Fintanto che hai sacrificato un permanente in questo turno. Mamma mia. Quindi questo diventa 3-2 minacciare. Costa 1. Certo, con la Fetchland tipo è 3-2 minacciare. Potenziale importante per questa carta, credo, no? Da costruito sto coso. Sì, sì. In Limited, se il mazzo sacrifica veramente tanto, tanto, sì, però mi sembra difficile che tu possa sacrifica subito, tipo, a turno 2 sacrifichi subito qualcosa e colpisci, mi sembra abbastanza complesso. Sacrifici! Dai, facciamolo, va. Facciamoli, dai. Putte scamatese. Sacrifici! Dai, facciamo un Sacrifici! Sacrifici,
Sacrifici. 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 Basta! Sacrifici. Basta! Questa comunque è forte, eh? Soprattutto con Structed. Sacrifici. Se sacrifici. È abbastanza forte. Tum! Andiamo avanti. Power Plant Worker. Questa è la pianta della magia forzuta. Che bello il disegno. 5-mana 4-4. Pianta Assembly Worker. Con 3 mana. Il Power Plant Pianta Worker guadagna +2/+2. Fino alla fine del turno. Se controlli creature chiamate Mine Worker e Tower Worker. No, non ci credo. Queste sarebbero le nostre terre di Urza. Quindi prende +2/+2 fino alla fine del turno. Se controlli pure Mine Worker e Tower Worker, Maro 10-10. Metti 2 segnalini +1/+1 su Power Plant Worker invece. Attiva soltanto una volta per turno. La nostra reference alle terre di Urza. Ma c'è le altre? Voglio dire, subito, bellissimo. Volevi le terre di Urza, le volevi, orrido che non sei altro. E invece ti pigli ste morchie orribili. Orribile, perché la carta è orribile. Però sarà molto bello e divertente provare a creare appunto questo Voltron. Out of the Transfigurance. Vi evito la gag della lingua straniera. Se fatto che costa 3, tappa uno nero, tappa l'ace, sacrifica una creatura, aggiungi 3 mana in colore. Tanti mana. Tappa 2, sacrifica una creatura, crea uno zombie 3-3 artefatto, attiva soltanto come sorcery, purtroppo. Carino. Però boh, tendenzialmente morchia in limited questa, eh? Tendenzialmente la merda. 2 mana, volare, artefatto. Arrido! Quando tu lanci una magia non creatura, metti un segnalino +1/+1 sul Leviathaning statua. Con 2 mana, la statua diventa una pedina 1-1 costrutto. Un po' a merda? Sicuramente non constructed. Limited si potrebbe provare. In un mazzo molto spelloso, quindi Izzet in buona sostanza. Mass Production. Sacrifici. Con 6 mana crea 4 pupazzi soldati artefatti. Un istantesimo. Quindi costa 2 mana in più di Captain Call per mettere un solo fottutissimo pedino in più. La cosa buona di questa carta è che non è istantaneo. No, non possiamo dire che è istantaneo. La cosa buona di questa carta è che sono artefatti almeno. Quindi gli artefatti hanno un valore aggiunto. Però minchia, poteva costare 5, mannaggia la minchiazza. Invece no, costa 6. Il fatto che costi 6 è un po' putrida, però potrebbe essere comunque forte. Sono soldati, ragazzi. So soldati. Sapete cosa significa? Se tanti soldati, li sacrifici? Oppure, cosa fai? Attacchi con tutti e triggeri cose. Ve la ricordate la rara... Quella UV, 3-2, volare. Quella è quando attacchi. Sacrifici. Se hai attacchi con 5 soldati, dai +1/+1 e volare a tutto. Cioè questa in un colpo solo ti spamma 100 soldati. Turno dopo. Sacrifici. Setti, no? L'eventuale lethal. È comunque sempre una carta pericolosa in limited. Non pensate. Tum! Non pensate. Seguite le orme di Ferrari Prado. Arms Race. Con 4 mana tu puoi mettere un artefatto dalla tua mano in gioco. Un istantesimo. Gli artefatti guadagnano rapidità. Sacrifica all'inizio della tua prossima fase finale. Ah, gli incantesimi mi hanno incantato. Praticamente è una specie di sneak attack dei poveracci proprio. E sneak attack. Sì, ma dei poveri, costa 4 l'abilità. Sneak attack costava 1. L'abilità attivata. Ci hai capito che merda. Fateful Cooperation. Una sorcery a costo 4. Uno nero e 3 incolori. Un avversario bersaglio guadagna il controllo di un artefatto che controlli. Pesca una carta pari al suo costo di mana. E finisce qua. The donate. No, artifact e basta. Illusione di grandezza, donate. Lo conoscete questa combo? Figa questa. Ma questa è una... Guardate che queste carte qua sono bellissime. Capace che esce una combo di Dio ed è imbattibile questa cosa. Lasci stare. Questa carta qua fu fortissima ai tempi. Il giocatore bersaglio prende il controllo di un permanente che tu controlli. Questa era più, no, più universale. Gli davi quello che cazzo volevi. Quindi praticamente tu facevi illusione di grandezza. Vado a 40 punti vita. Con 3 mana ti passo l'illusione di grandezza. Il mantenimento è cumulativo. Significa che all'inizio devi pagare 2, poi 4, poi 6,
poi 8 devi aggiungere sempre 2 al mantenimento. Se lui non può pagarlo, semplicemente tu glielo spacchi con disincantare, gli spari 20 danni e vinci la partita. E questo era un mazzo verissimo, me l'hanno narrato, io non l'ho vissuto. Era un mazzo verissimo e fortissimo del gioco della magia in passato. Quindi questa è più o meno l'applicazione che va utilizzata per questo tipo di carta, che non usciva da millenni. Ok, sono passati tipo 20 anni dall'ultima volta che è uscita una carta del genere. Con 5 mana, 4-5, creatore artefatto Assembly Worker. Ed è una 4-5 cautela, con tappa 1, metti un segnalino +1/+1 su un target Assembly Worker you control. Tappa lei, tappa il pupazzo qua, tappi un mana, tappi lei, metti un segnalino +1/+1 su una creatura Assembly Worker. C'è il tag proprio, Assembly Worker, veramente figo. Ok, il Limited è sicuramente la carta forte. Tra l'altro lo puoi giocare anche con Prototype, 2 mana 2/2. 2 mana 2/2 con 1 si buffa, boom, 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 boom. Ed è pure cautela, quindi tu puoi attaccare e buffare, attaccare e buffare. Una carta molto carina in generale. Non credo ce la possa fare in Constructed, onestamente. Però il Limited è sicuramente un bel siluro mortale. 5 mana 4-5 cautela che si buffa tutti i turni. È molto forte. Eisenmagen, Mainz Mine. 7 mana 4-6. Creatore artefatto Vurmide, non comune. Il prototype qua costa 4 ed entra come 2-5. Altrimenti a costo 7 è una 4-6. Vediamo cosa fa. Quando attacca, una creatura attaccante, bersaglio, guadagna +x/+0 fino alla fine del turno, dove X è la forza di Iron Crow Crusher. E non ha nessuna abilità, travolgere, volare, niente. Rapidità, cautela, reach, niente. E 7 mana 4-6 che quando attacca come 8-6. Oppure 4 mana 2-5 che attacca come 4-5. Ma che merda è? Ma fa schifo. Il fatto è che anche, come dire, una carta splittata in due, ogni parte è bruttina, c'è la versatilità, capisce? Cioè la cosa buona di questa carta è che la puoi, che è turno, che è un, sia un turno 4 che un turno 7. Quindi in realtà non è scarso. E quindi questa, la versatilità di questa carta la rende, secondo me, più che decente. Corieguelle Ghiante, 3 mana 4-3, Trample. I giocatori non possono guadagnare punti vita. Porca trota, questa è forte. Siluro micidiale. Mamma mia, Giant Slugmaw. Ma è Constructed Playable secondo voi questa? Tipo da side, tipo. No dai, no. Pradisan sicuro. In monorotto la vogliamo giocare sta roba? No. Cioè boh. 3 mana 4-3 Trample. Forse. Allora, il Limited è chiaro che sia fortissimo. 3 mana 4-3 travolgere. È forte. C'è poi l'abilità che non puoi guadagnare punti vita. Ma in standard, secondo voi, ci sta questa roba? Gruul, sì, ma ne siete certi? 7 mana Exaggeration. Sorcery a costo 7. Solo. Ogni giocatore rivela carte dalla cima del proprio grimorio pari al numero di permanenti non terra che controlla. Dopodiché metti tutti i permanenti rivelati in questo modo in gioco. Metti il resto in ogni cimitero di ogni giocatore. Ogni giocatore rivela carte dalla cima del proprio grimorio pari al numero di permanenti non terra che controlla. Quindi più permanenti non terra hai, più merda spammi dalla cima. Tutti i permanenti poi rivelati in questo modo in gioco. Ma che cazzo è questa? È morchia totale. Sta all'1% di diventare una carta forte di Magic. Al 99% sarà orrida per il resto della sua esistenza. Static Net. Incantesimo, quando Static Net entra in gioco, esilia un permanente non terra bersaglio controllato da un avversario finché Static Net non lascia il campo di battaglia. Costa 4, il classico incantesimo che esilia cose. Però quando Static Net entra in gioco, tu guadagni 2 punti vita e crei una Power Stone tappata. Fortissimo. Il classico incantesimo che rimuove permanente, non terra, bianco. In questo caso non a velocità flash. I classici 2 punti vita in regalo. E la classica Power Stone in regalo. Vabbè, forte, molto forte. Sky Strike Officer. 3 mana 2-3 borderless volante. Quando Sky Strike Officer attacca, crea un pupazzo 1-1 soldato artefatto pedina. Tappa 3 soldati che controlli, pesca una carta. Ah però, bella. Bella carta. Beh, in Azorius soldati è forte oggettivamente questo. Sì, beh, il Limited è una vergogna totale. Chiaro, non ne stavo neanche parlando del Limited. Il Limited è disgustosa, quasi problematica della serie. Porca miseria. Mannaggia la puttana perché è rara.
Mentre in Constructed pure. Giuri qual è il bello di questa carta? Che non devi per forza aspettare il turno dopo, l'attacco, eccetera, per fare cose. Tu hai tre soldatini di merda per terra, tu ci peschi subito. Poi dice tappa tre soldati che controlli. Anche lei è un soldato. Quindi basta avere altri, soltanto altri due soldati per terra, che fai boom, boom, boom. Bomba. Bomba. Questa, ragazzi, per me è il primo vero buon motivo per giocare a Zorius soldati in standard. Fortissima. Andiamo avanti. Mirel, Shield of Argive. Creatura leggendaria, mana soldato. Durante il tuo turno, il tuo avversario non può lanciare magie. Come? Capito, aspetta, mi metto gli occhiali. Durante il tuo turno, il tuo avversario non può mangiare. Non può mangiare magie. O attivare abilità di artefatti. Creature. Quando Mirel Shield of Argive Attack crea X pedine 1-1 in colore soldato artefatto, dove X è il numero di soldati che controlli. Quindi se tu hai 4 soldati, boom, raddoppia il numero di soldati quando attacca. Però certo, è un po' le deve attaccare. Guarda, mi trovi spiazzata. Quindi tu lo giochi e lui in risposta farà le sue zozzate. Se vi sembra che non faccia un granché questa carta, che sia troppo lenta, boh. Ricordatevi quanto non poter giocare magie nel turno dell'avversario è una delle cose più fastidiose che vi giuro, non ho provato nel gioco di Magic. Ho provato nella vita. Cioè una discriminazione proprio. Cioè lui sì, lui può, tu non puoi. Una delle sensazioni più sgradevoli del mondo, il fatto che io non possa giocare i miei cazzo di istantanei nel turno dell'avversario. Oltre ad essere una cosa fortissima ed estremamente limitante. Io gioco a Magic, tu giochi ad Hearthstone, stronzo. Capito? Pure le abilità, ancora noi questo next step abbiamo ancora sperimentato, provato. Quindi qua ci sono nuovi livelli di fastidio. Verino era forte anche perché faceva subito qualcosa. Questo entra e non ha fatto niente, veramente nulla. Serpentide! Blade Coil Serpent. Quindi questa cos'è? L'evoluzione del Worm Coil. Costa 6 ed X. Quando il Blade Coil Serpent entra in gioco, per ogni 2 mana blu spesi, pesca una carta. Per ogni 2 mana neri spesi, ogni avversario scarta una carta. Per ogni doppio rosso speso, guadagna +1/+0. Travolgere rapidità. India. Tra Stone Coil e Worm Coil. E la X è potenzialmente infinita. Cioè tu, in base all'ammontare di mana che possiedi, tu puoi accumulare questi effetti un po' come vuoi. Limited Bomb. Beh sì, chiaramente Limited Bomb. Di questo potenzialmente puoi fare anche 6 mana, 5-4 per scadere carte, che è molto forte. Tipo in mono blu, no? Oppure puoi fare un po' di tutto, no? Puoi fare anche blu-rosso, no? Inizet, tipo. Cioè blu-rosso, con 6 mana, fai 4 blu e 2 rossi. Fai una 6-4, travolgere rapidità, quando entra in gioco pesca 2 carte, vinta praticamente. Il Limited è una vergogna, vorrei sempre pagarla 4 blu e 2 rossi, no? Certo, anche spendere 6 neri, l'avversario ha 3 carte in mano. Con 6 mana neri, scarta 3 carte e basta, so che non sei altro. È fortissimo, la cosa bella è che puoi spendere pure 8 mana, pure 10 mana. Comunque è una carta veramente bella. Non so in Constructed se ce la farà mai, però è veramente bella questa carta. Molto bella. 8 mana! 8-8 Trample, mitico, si chiama Cityscape Leveler. Quando tu lanci questa magia e quando Cityscape Leveler attacca, distruggi fino a un permanente non terra bersaglio. Minchia. Il controllore crea una Power Stone. E ha un Earth con 8. Mamma mia! Attenzione! Il pay off delle fottutissime, stronzissime, putride sassi detti Power Stone. 8 mana, 8-8, spacco permanente quando entra in gioco. Sono un po' gli Ulamog dei poveri, no? Mica, con Anert è una vergogna. Questo è forte. E questo potremmo trovarcelo in Constructed. Sì, nel mono marrone che vogliamo assolutamente costruire, va bene? Sono i removal per questi giganti. È letteralmente disincantare nel set.
Skyfisher Spider 4-3-3 Reach. Quando Skyfisher Spider entra in gioco, tu puoi sacrificare un'altra creatura. Quando lo fai, distruggi un permanente non terra bersaglio. Quando Skyfisher Spider muore, tu puoi guadagnare un punto vita per ogni carta creatura nel tuo cimitero. Minchia, se lo fai esilialo dal cimitero. Cazzo, che forte questo. Mentre il gioco sacrifica un'altra creatura, spacchi un permanente non terra ed è 3-3 Reach. E quando muore guadagni un botto di vita. Sacrifici. Questa è carta da Pradisan in cui sacrifici. Domanda 1. Quando il Power Stone Engineer muore, crea una Power Stone tappata. Ed è 2 mana 2-1. Molto buono questo qua. Pupazzo, aggra, schianta, metti la Power Stone. Molto buono il limited. Carta da Pradisan pure questa. Quindi è early game, ci blocchi, magari ci attacchi pure all'inizio e ti dà una Power Stone che puoi sfruttare in vari modi. Bella carta, bella carta. Creatura Shade. Quando una creatura controllata da un avversario muore, esiliala. Con uno Misery Shadow guadagna più uno più uno fino alla fine del turno. La povera ombra di Nantugo sturata nell'amo. Mamma mia che bella sta carta. Due mana neri, 2-1 con uno nero, guadagna più uno fino alla fine del turno. È praticamente l'evoluzione dell'ombra di Nantugo, molto ma molto più forte. Questa, ragazzi, è una carta pazzesca, penso trasversale. Potenzialmente anche multiformato, una roba simile. Il fatto che le creature dell'avversario morte vengono esiliate è una cosa che blocca da morire un sacco di meccaniche. Pensate semplicemente Gatto Forno. Gatto Forno, già questo qua per terra è tipo un palo. È tutto fortissimo, il costo di mana è irrisorio, il body è ottimo, l'attivazione è incolore, l'effetto negativo è solo unilaterale per il tuo avversario, non è per entrambi. Una carta fortissima. C'è l'ombra che ti fa il dito medio. Argotian Sprite, 2 mana 2-2. Argotian Sprite non può essere bloccato da creatura artefatto. Con 7 mana metti 2 segnalini più uno su Argotian Sprite. Ok, anche questo quindi, ragazzi, è payoff di Power Stone. Le Power Stone ti aiutano ad attivare quell'abilità. E se ci saranno molte creature artefatto, questa talvolta sarà anche una 2-2 imbloccabile. Credo sia molto solida questa come carta. È un drop a 2 più che decente, ma più che decente. Keeper of Decadence, 5 mana 2-5. Umano Wizard, anche lui sembra Teferi, non mi chiedete perché. Con 3 mana metti un artefatto bersaglio istantesimo o stregoneria dal tuo cimitero in fondo al grimorio del proprietario. Cioè, che merda. Che schifezza di carta, pazzesca. Quali sono gli utilizzi di questa carta? Elenchiamoli tutti in ordine sparso. Uno è tipo non morire di 1000. Se tipo la partita va per le lunghe, io mi rimetto la carta dal cimitero in fondo al grimorio, mi rimetto la carta nel mazzo e quindi non perdo di fine grimorio, perdi prima tu di fine grimorio. Stiamo parlando di partite di limited che vanno per le lunghe molto. Poi, l'avversario, esatto, sta targettando una sua magia nel cimitero, se la vuole rimettere in mano, se la vuole rimettere in gioco, la vuole resuscitare un mostro, con le non comuni che ci sono che fanno reanimate, gliela togli, gliela metti nel mazzo, perde il bersaglio, non può farlo. Oppure, tutte le creature con unearth, toglie i pezzi con unearth dal cimitero. Il modo per attaccare il cimitero del tuo avversario. Però il problema è che ha un body e un costo di mana esagerato. L'effetto, se voi lo leggete, l'effetto è forte anche nel gioco di Magic. Poter fare una roba del genere quante volte vuoi sopra una creatura è una cosa buona. Il problema è tutto il resto. Il costo 5 e il body 2-5. Gargling Anointer, 3 mana 1-3, volare. Quando tu peschi la tua seconda carta ogni turno, metti un segnalino +1/+1 su Gargling Anointer. Quando Gargling Anointer muore, fai tornare un'altra carta creatura con costo di mana inferiore o uguale alla sua forza in gioco. È molto forte. Perché tu lo inserisci ovviamente in un mazzo che ha questa meccanica. Di questo si buffa tutti i turni, sicuro. E poi quando te lo schiantano, perché te lo devono schiantare, perché sennò muoiono gli avversari, visto che sbulazza e si ingrussa, ti resusciti robe. Molto forte. 2 mana 2-1, artefatto creatura, Assembly Worker. Eccolo qua, il Mind Worker. Prima tu guadagni un punto vita tappandolo. Se controlli le creature chiamate Power Plant Worker e Tower Worker, guadagna 3 punti vita invece. Ah, però, ok. L'altro quanto costerà? 3 mana?
Vedremo. Si potrà fare questo mazzo, secondo me. Si proverà a fare il mazzo Mindwalker. Sai cosa, però? Dovrebbero essere forti già per i fatti suoi. Perché se sono forti soltanto quando sono tutti e tre insieme è un po' una merda. Se sono già decenti per i fatti loro, è già ok la cosa. E questo, onestamente, è già più che decente per i fatti suoi. Mi piace che ci sia questo easter egg delle terre di Urza, siano state reinserite sotto forma di pupazzi in qualche maniera, sono rientrati dalla finestra, no? Tu le cacciati dalla porta, loro entrano dalla finestra come quella gran rottura di coglioni di Joy Potter nella casa di Dawson. E lo fanno però solo ed esclusivamente per l'universo del Limited. Chi gioca a Constructed neanche si accorgerà del fatto che loro siano rientrati dalla finestra. Brutwire Amalgam. Costo 5-5-5. Con Prototype la paghi soltanto 2 mana, uno verde, uno in colore ed è una 2-3. Ok? Con 5 mana sacrifica Rootwire Amalgam. Ok, con 5 quindi lo possiamo... E crea un Golem XX, artefatto, token, dove X è 3 volti la forza di Amalgam Power. Guadagna rapidità fino alla fine del turno. Attiva solo come sorcery. Ma perché? Però rimane in gioco, non lo sacrifichi, ok. Quindi ok, tu fai 5 mana, 5-5, e poi con 5 sacrifichi e fai il 15-15, che non ha a travolgere, che te lo posso parare pure con un soldato 1-1 pedina artefatto. Ok, però si trasforma in 15-15. Se tu lo fai 2 mana, 2-3, a costo 5 lo sacrifichi e attacchi con una 6-6 rapida. 5 mana, sacrifico il 2-3, metto una 6-6 rapida e ti attacco. È molto forte in limited. Il problema di questa carta è che si può sacrificare solo a velocità sorcery. Questa è una cosa orrida. Esatto, senza trample il costruito non lo vedrà mai. Sono d'accordo. Bushwalk! Costo 1 verde, sorcery, scegli uno. Cerca nel tuo mazzo una terra base. La riveli, la metti in mano, mischi il mazzo. Una creatura bersaglio che controlli, fighta. Una creatura bersaglio che non controlli. Ma quanto è forte? Questo è forse tipo il fight più forte della storia di Magic. La doppia scelta la rende assurda. Per fortuna non è instant. Vedete gli occhi lucidi? Sai perché ho gli occhi lucidi? Perché sto tradendo la mia fidanzata. E la mia fidanzata fino ad oggi, dal 1993 ad oggi, è sempre stata del blu. Passando al verde, io mi sa. Il verde è il limited, ragazzi. È il colore più bello di sempre della storia dell'umanità. Dai, ma cos'è? Oh, ma perché? Dai, ma veramente? Ma non si può, dai, che cazzo è? Ma cosa? È pure Golem. Ma chi? Dai, ma i Golem non sono mai stati colorati. Chi l'ha detto? Che cazzo vuol dire? Vabbè, la novità di questa espansione, ci deve essere un'innovazione, no? Voto generale per l'espansione? Ma finora meno 2. Sì, dai, non c'è niente. Ragazzi, cioè, prossima espansione sicuramente sarà migliore. Ma chi l'ha detto? Cioè, assicurato proprio. E questo è, cari ladies and gentlemen della magia youtubesca, al numero 197. Carta numero 197, l'ultima vista quest'oggi. Gli spoiler complessivi sono 287, quindi credo che ormai ci saranno oltre questa soltanto un altro paio di puntate al massimo, e poi avremo uno specchio della situazione completo, e da lì poi ovviamente faremo la consueta, ormai tanto agoniata, card review finanziaria col putrido che l'ultima volta ha cannato di brutto. Vediamo se riuscirà a recuperare la figuraccia infima fatta nel dire che Sheoldred sarebbe una carta di merda, che non sarebbe mai salita di prezzo, ma che avrebbe perso soltanto soldi nel momento in cui sbustata non l'avreste venduta. Noi ci vediamo come di consueto tutti i giorni dalle ore 21:30 fino alle 2 del mattino su Twitch. Scrivete qui sotto nei commenti che cosa ne pensate quindi di queste carte di oggi. Sacrifici.